generale? Un carbonaro. Cosa può importarle? E allora cos'è? Per sì. Un innamorato. Silvio per me è un uomo. Ho detto la verità. Ho detto cioè che abbiamo parlato spesso tra noi di unire lo Stato Pontificio e lo Stato Santo sotto il governo dell'altro. Ma sei geloso? E che fanno le pelli con le tamburi? Flaizzato! Come in signor Pellico, io non sarò così ingenuo da chiederle se lei è carbonara. Silvio, bisogna che ti decida. O cristiano o vigliacco. Signor Pellico, lei è il tragedia dell'Italia di oggi. Prego, voi. Il confine. Rue! Ma si sa poco! Ecco, questo è il suo salvacondotto. Adesso lei è più libero di me. Addio. Pellico. Che il signor Pellico è un patriota, un martire, una vittima della prepotenza austriaca. Ah, certo. Detto, mi prego, signore, mi prego. Noi stasera siamo qui per onorare il letterato, il drammaturgo. Signora Marchesa, che cosa significa questo? Nessuno mi aveva detto. Venga, venga avanti, signor Pellico. Questi signori sono qui per lei. Per me? Ma non si doveva. Signor Pellico, stasera ci siamo riuniti per festeggiare il redivivo dello Spielberg. La sua bontà ci avrà già perdonato se abbiamo fatto tutto in gran segreto, se l'abbiamo, per così dire, presa alla sprovvista. Sappiamo benissimo quanto ella sia schivo e lontano dalle vanità. Tuttavia per noi era un dovere renderle questo omaggio ora che la pietra tombale della prigione morava si è sollevata per consentire al sepolto vivo di tornare alla luce. Noi non rendiamo qui omaggio al cospiratore che sarà giudicato dalla storia. Perché gli anziani sanno e i giovani impareranno chi è veramente Silvio Pellico, lo scrittore Pellico. Che torna a noi arricchito e fecondato artisticamente dalla solitudine e dalla meditazione. Nessuno di noi ha dimenticato l'immortale Francesca da Rimini. E siamo certi che quella penna ci consegnerà presto altri capolavori. Lei, signor Pellico, è il tragedia dell'Italia di oggi. Perciò la fiaccola! Che fu di un sommo piemontese, di Vittorio Alfieri, passa ora nelle mani di un altro piemontese. Nelle sue mani, signor Pellico. La sua cara amica Pirina Maggiotti la prega di accettare, come simbolo della stima profondissima di noi tutti, questo oggetto che Giulio Cordero di San Quintino ha portato da Firenze. È l'orologio di Vittorio Alfieri. Signora Marchesa, signori, io non ne sono degno. Non si sente bene? Come pallido. Come stai, Silvio? È stata un'idea bellissima, commovente. È un'emozione troppo forte per me. Sono mesi ormai che sono tornato, ma ho sempre mancamenti, mali di capo. Ogni volta credo di morire. Per qualche settimana miglioro, poi ho una ricaduta.
Silvio, tu mi hai chiesto di diventare il tuo direttore spirituale. Perciò è mio dovere parlarti. Con sincerità. Con forza anche. Ecco, con forza. Perciò io mi domando, non ti pare, Silvio, che qualche volta ti impietosisci troppo su di te? Ma io sto male, padre. Non voglio discutere con lei, ma dopo tutto... Tu sei stato allo Spielberg e io no? Non volevo dire questo. Sì, invece. Forse meno brutalmente, con minore forza. Ma volevi dirlo? Padre, cerchi di comprendermi, almeno lei. Il mio corpo è fiaccato. I miei nervi... Ma non è questo che mi spaventa. La prigione è un'orribile macchina livellatrice. Ci insegna... Pretende almeno di insegnarci che non c'è nulla che valga la pena se non sopravvivere. Non diamo al carcere colpe che non ha. Certo, può livellare, può distruggere. Ma solo chi è disposto a farsi distruggere. Ma che cosa si vuole da me? Io non sono un politico. Sono solo uno scrittore. L'hai detto? Sei uno scrittore? Scrivi? È penoso scrivere. Non sono più convinto nemmeno delle mie tragedie. Ora che l'ho vissuta davvero una tragedia, ho capito che nello scrivere c'è sempre qualcosa di falso. Scrivi il tuo dolore. A patto che il tuo dolore non sia soltanto un'occasione per compiangere te stesso, ma esempio, seme di bene. Raccontare la mia vita di carcerato. Ho detto scrivere da cristiano. Senza odio, senza ricercare l'effetto, senza voler piacere. Testimoniare. Ecco. Testimoniare. Scrivi. Scrivi la verità. Se tu servi la verità, cosa ti importa del resto? Dovrei raccontare particolari poco edificanti. La vita nel carcere, padre, accoglie anche episodi ignobili. Ti sto dicendo di scrivere la verità, ma con cuore generoso. Non so se è una cosa ben fatta. Hai paura? Non è paura. Solo paura. Silvio, o cristiano, o vigliacco. Non si può essere entrambe le cose. Dovrei rivivere la mia avventura spirituale. È questo che lei mi suggerisce. I tuoi stati d'animo, le tue azioni, i pensieri. Ma perché? Mi lasci dimenticare. Tu non dimentichi. Ti svegli di notte. Perché non dimentichi? Scrivi, Silvio. Scrivi. Quello che non puoi dimenticare. Tutto cominciò serenamente. Con una gita in battello, a Venezia. Ero col conte Porro. Al ritorno, seppi che Piero Maroncelli era stato arrestato. Com'ero ingenuo. Andai ad avvertire un amico sul lago e poi me ne tornai tranquillo a Milano. Volete chiedere al signor conte se ha la compiacenza di ricevere l'attuario Cardani? Volete seguirmi? Si accomodi, signor... Cardani, per servirla. In che cosa posso esserle utile? Il signor Pellico è il mio segretario. Può assistere al nostro colloquio, immagino. Anzi, è una cosa che riguarda proprio il signor Pellico. Se mi sono permesso di chiedere di lei, signor Conte, è stato soltanto per un senso di doveroso riguardo. Ma lei è... un attuario di polizia? Sì, signor Conte. Sarebbe troppo indelicato da parte mia fare qualche domandina qui al signor Pellico. Faccia pure.
Lei arriva adesso da Como, vero signor Pellico? Da Lenno. Sì, insomma, da quelle parti. E si può sapere che cosa è andato a fare? Ho un filatoio a Lenno. Ho incaricato io il signor Pellico di sbrigare certi affari. Occorre dimostrarlo? Oh, per carità, signor Conte, non mi permetterei mai di dubitare della sua parola. Soltanto, vede, il suo segretario dovrebbe testimoniare a proposito dell'arresto del signor Piero Maroncelli. Conosce? Maroncelli? Sì, è un mio conoscente. Continui pure, signor Cardani. Ma sa, signor Conte, sarebbe bene che il signor Pellico venisse con me a Santa Margherita per vedere di confrontare le deposizioni, verbalizzare. Faccia quello che deve fare. Si prepari. Mi spiace perché sarà stanco del viaggio. Non si preoccupi per me, signor Conte. Vorrei almeno dare i compiti per domani a Mimino e a Giulio. Penso che non ci possa essere nessuna difficoltà, signor Pellico. Vada pure. E dove, signor Conte? Il signor Pellico è il precettore dei miei figli. Pensavo che non ci fosse nulla di strano se... Non si figuri, signor Conte, tanto più se mi permette di seguirlo. Si accomodino. Faccia strada lei, signor Pellico, che è di casa. E arrivederci. Arrivederla, signor Conte. E senta una cosa. Lei se lo immagina perché abbiamo arrestato il suo amico Maroncelli? Francamente no. Ah, no, non se lo immagino. No, signor Cardano. E tuttavia lei lo conosce molto bene. Abbastanza. Però lei, questo suo amico, non lo ha mai presentato al Conte Porro. E come avrei potuto? Il signor Piero Maroncelli fa parte di un ambiente diverso. Artisti, eh? Io stesso non posso dirmi un amico del signor Conte. Sono un subordinato. Lei è troppo modesto, signor Pellico. La conosciamo, sa? Abbiamo visto in teatro la sua Francesca da Rimini, abbiamo letto e censurato i suoi articoli sul conciliatore. C'era anche il Conte Porro, mi pare, nel conciliatore, vero? Sì, ma il Conte era soltanto un mecenate. Sì, ho capito, lasci stare. Piuttosto, mi racconti bene come ha conosciuto il signor Maroncelli. A noi interessa particolarmente questo. Come vuole. Per quanto, signor Cardani, a me pare che si tratti di un rapporto esclusivamente personale. Cos'altro potrebbe essere, signor Pellico? Non so. Appunto, e allora mi accontenti. Va bene. Ho poco da dirle. Ci siamo conosciuti in giugno. Di quest'anno? Sì, neanche 5 mesi fa. Ci siamo incontrati nell'ambiente teatrale. Mi era capitata l'occasione di mettere insieme una farsa. Io non ho scritto soltanto tragedie. L'ho fatto così, per divertimento. Maroncelli doveva musicare il mio libretto e abbiamo lavorato insieme. Ecco tutto. Un po' avaro, eh? Signor Pellico. Come dice? Capisco, lei le parole le vende nei teatri, ai giornali. Senza offese, il suo è un commercio. Non può mica darle via gratis lei le sue parole. Per quanto, vede, queste lettere che abbiamo trovato in casa del signor Maroncelli dicono molto di più. E su quale argomento? Ma mi dica lei che cosa può interessarle, perché io non riesco ad immaginare. Intanto non mi ha detto niente sulla signorina Marchionni. Preferivo evitarlo. Perché? Per discrezione. Comunque, se ci tiene, le racconto tutto, anche se temo di sembrarle un po' ingenuo. Magari, eh? Lei saprà che Carlotta Marchionni è l'interprete della mia Francesca da Rimini. È stata lei naturalmente a farmi conoscere sua cugina, Teresa Marchionni. Gegia, eh? Gegia. Sì. Io ero in affettuosa amicizia con tutte e due. L'amore per Gegia e il quasi amore per Carlotta.
Ma sì, è appunto di questo che si tratta. Una storia d'amore. Anzi, due storie d'amore, perché Piero Maroncelli si era innamorato di Carlotta. È così che Piero e io siamo diventati amici. Già, già, è naturale. Giovani, artisti, innamorati, le stesse idee. È proprio così. Che idee, signor Pellico? Arte, letteratura. E poi? Niente. Un amore e un'amicizia. Grandi cose per me. Piccole cose per l'imperiale regio governo austriaco. Oh, sa che sono quasi le 9, signor Pellico? Vogliamo riprendere il nostro discorso domani? Eh sì, perché vede, qui ci sono delle altre piccole cose. In certe lettere è stato fatto anche il nome del conte Porro, per esempio. Ma non sarà il caso di disturbarlo. Mi faccia la cortesia. Rimanga a mia disposizione per vedere se riusciamo a chiarire fra di noi questa faccenda. L'attuario chiede di che idee si tratta. L'interrogato risponde: arte, letteratura, amore, amicizia. Invitato dall'attuario signor Cardani Gaudenzio, il signor Pellico precisa: grandi cose per me, piccole cose per l'imperiale regio governo austriaco. Ecco, questo è il suo costituto di ieri. Me lo vuole firmare? Mi risponda con precisione, per favore. Presso la famiglia del conte Porro Lambertenghi, quali sono le sue funzioni? Segretario del signor conte e precettore dei suoi figli. E non si occupa anche di affari? No. Faccio qualche commissione, come quella dei giorni scorsi a London. Strano, perché qui si parla di certe speculazioni commerciali. Non capisco. Chi ne parla? Beh, è stato fatto il suo nome insieme a molti altri. Diciamolo chiaro, signor Perico, qui dietro, mascherata da attività commerciale, c'è un'attività politica. Non ne so niente. Non sa nemmeno che le filiali fondate qua e là dai carbonari nel loro gergo si chiamano vendite? Sì, ne ho sentito parlare. Ma lei dovrebbe spiegarmi cosa c'entro io. No, questo me lo deve spiegare lei, scusi. Qui c'è scritto: speculazioni commerciali, vendere col massimo profitto le manifatture di questa industria nazionale. Mi limiterò a nominarvi il professor Romagnosi, il Gioia, il Ressi, il Porro, c'è anche lui, sì. Il Confalonieri, il Visconte d'Aragona, il Rasori, il Pellico, il generale Lecchi, il generale Galimberti, il colonnello Medei, eccetera, eccetera. Sa chi era diretta a questa lettera? A un certo dottor Francesco Maroncelli. Conosce? No. È un parente di Piero? Sì, fratello, che abita a Bologna. Non sapeva? Ah, sì. Sì, sì, sapevo che aveva un fratello medico. Ma chi ha scritto questa lettera? E chi vuole che l'abbia scritta? Il suo amico Piero Maroncelli. Lei capisce, un musicista che scrive a un medico parlando di giuristi militari nobili e letterati come lei, a proposito di speculazione, vendite, manufatti nazionali e simili, è un po' sospetto. Cosa ne dice?
Io posso dirle soltanto che non mi sono mai occupato di politica e non capisco perché Piero... Lasci stare. Piuttosto, qui c'è un'altra lettera indirizzata al signor Luigi Pellico, Genova. E questo mi deve fare piacere di riconoscere perché l'ha scritta lei. È suo? Sì. Meno male. Dunque, ci pensi bene prima di rispondere. Prima lei nega di occuparsi di affari, poi nega di occuparsi di politica. Ora, in questa lettera, la sua, lei parla o di affari o di politica. No, no, signor Cardani, si sbaglia. Un momento, Leggo. Mio caro Luigi, Piero Maroncelli, che ti si presenta a nome mio, è amico intimissimo di Porro e di me. E qui c'è la prima cosa che non va, ma me la spiegherà dopo, punto. Ascolta da lui tutto ciò che ti dirà. Egli ha bisogno di lumi sullo stato commerciale di codesta città. Istruiscilo e fagli fare qualche buona speculazione, eccetera, eccetera. Ti abbraccio e ti sarò grato se sarai utile alle intenzioni di Maroncelli e nostre, sottolineato nostre. Come la mettiamo? Ma è chiaro. Io non ho nessun interesse a fingere di non capire. Lei mi rimprovera perché non le ho detto di aver presentato Maroncelli al conte Porro, mentre lì invece dico che è un suo amico. Intimissimo? Ma sì. Ho scritto che Piero Maroncelli è intimissimo del conte Porro perché mio fratello, come tutti, è sensibile a certi nomi. E dal momento che glielo stavo raccomandando. Insomma, una bugia innocente. Vabbè, ammettiamolo, ma dico, queste speculazioni, questi affari... Ma non miei, di Piero. E ci risiamo, un musicista che si interessa dello stato commerciale di Genova. È un po' tirata, no? No, no, è semplice. Piero mi aveva parlato di un suo piccolo capitale, stava cercando un investimento sicuro. Basta! Domanda formale. Questa lettera non si collega invece a qualche piano segreto, magari Carbonaro, per indagare se nello Stato piemontese vi sono gruppi, fazioni o comunque persone disposte a qualche cambiamento politico? Sì o no? Assolutamente no. Avete scritto? Lui finisce... di scrivere, poi lei legge e firma. E per oggi basta. Tutto bene, signor Pellico? Abbastanza. Vogliamo muoverci? Tirola, Stefè! Allora! Io per me ho già fatto. Andiamo! Mi stia bene, signor Federico! Ho detto la verità. Ho detto cioè che abbiamo parlato spesso tra noi di unire lo Stato Pontificio e lo Stato Sardo sotto il governo dell'Austria col Lombardo-Veneto. Perché non lo ammetti anche tu? È assurdo che il governo austriaco ti denunzi a quello piemontese. Forse taci per paura di danneggiarmi. Ma io ho già parlato nel senso che ho detto sopra e del resto avevano trovato tutte le mie carte. No, Piero, mi dispiace. Non posso, non posso più. Aspetta. Come ti chiami? Vieni qui, non aver paura. Cosa fai qua dentro? Vieni, vieni qui.
insomma, Ruga. Gli fanno? Questo capita a fare certi servizi. Sta zitto tu! Andiamo, signor Pellico. Questa volta io le dico che lei è colpevole. Sì, signor Pellico. Almeno una cosa che non doveva fare, lei l'ha fatta. E probabilmente è la prova che ha fatto anche di peggio. Me lo legge? Se quello era il tuo progetto, hai fatto bene a dirlo. Ma perché affermi che io ne ero al corrente? Non è così, ti sbagli. Se hai dichiarato questo... Vado avanti. Se hai dichiarato questo, ti prego di ritrattarlo in nome della verità. Io credevo veramente che a Genova tu avessi degli affari mercantili. E infatti... No, con ordine. Anzitutto io le rendo noto che questo suo biglietto è stato trovato indosso al detenuto Sommaruga che stava recapitandolo al signor Maroncelli. È chiaro che si tratta di una risposta. Dico bene? È inutile tacere. Lei vuole che io immagini che cosa c'era scritto sul biglietto del suo amico. Guardi che non le conviene. Perché io posso anche immaginare di peggio. Eh già, sono due tesi, due linee di difesa diverse. Inutile dire che io lo sapevo già perché vi interrogavo separatamente. Qui però c'è qualche cosa di nuovo. Questi due biglietti dimostrano che voi mentite, tutti e due! Ma no, perché dice questo? È logico! Prima potevo anche pensare che uno dei due dicesse la verità, ma adesso andiamo, signor Pellico, è chiaro! Qui il suo amico dice, stai attento perché io ho detto al Cardani così e così. E qui lei dice, hai fatto male, fai il piacere di rimangiartelo perché io ho detto al Cardani un'altra cosa. A questo punto non ci vuol molto a capire che la verità, quella vera, quella che del resto noi già conosciamo, voi dovete ancora dircela. E allora si decida! Ma no, signor Cardani, al contrario, possono essere vere tutte e due. Sarei curioso di sapere come, me lo spiega? Volentieri. La mia posizione e quella di Maroncelli sono sostanzialmente diverse. Diverso però non vuol dire falso e nemmeno contraddittorio. Ma lasci stare la filosofia, che qui è chiaro come il sole che il suo amico sta suggerendole di adottare la sua tesi. È quello che penso anch'io. E allora? Vuole aiutarmi. Evidentemente lui pensa che la mia situazione sia più difficile della sua. E allora mi suggerisce di dire che anch'io, come lui, stavo progettando l'unione di alcuni stati al Lombardo-Veneto e all'Austria. Io capisco che così facendo mi farei un merito agli occhi di un funzionario dell'Imperial Regio Governo, ma non ne ho bisogno. Per me sarebbe una finzione. E non ho bisogno di fingere per dimostrare la mia innocenza. Basterà che lei appuri la verità. E quale sarebbe? Me la vuol dire una buona volta? Ma è di pubblico dominio. Tutti conoscono le mie idee. Qualunque indagine la polizia faccia sul mio conto non può scoprire che questo. Io sono liberale soltanto nel senso che desidero il bene degli uomini. Professo le mie idee apertamente, come ho fatto quando scrivevo per il conciliatore. Ma erano idee pericolose, tant'è vero che le censuravamo. E appunto, io scrivevo tutto quello che pensavo, ma alla luce del sole, sottoponendolo alla censura delle autorità. Oh, andiamo avanti. Anzi, torniamo indietro perché qui si parla tanto, siamo sempre al punto di partenza. Guardi qua che roba. In sei giorni abbiamo messo insieme un romanzo. Si vede proprio che siete dei letterati, eh. Ma per sapere come va a finire questo romanzo, basta avere un po' di buonsenso. Va a finir male. E sa per colpa di chi? Di Pellico. Ma sicuro, perché io dico la verità e Silvio no. È questo che complica le cose. La situazione sarebbe chiarissima. E va a finire che sembra torbida e sospetta. Silvio non si rende conto che danneggia me e anche se stesso. Le spiace se riassumo? Io... sono Carbonaro. D'accordo. Silvio, no. Però siamo amici.
Abbiamo le stesse idee, abbiamo parlato spesso delle cose che ci stanno a cuore. Amore, musica, arte, letteratura e anche politica. E perché negarlo? Facevamo discorsi ostili all'Austria? No. Siamo nemici di questo governo? In che modo? Ma se è proprio sotto questo imperiale regio governo che noi vorremmo unire la Romagna e Piemonte. Perché dovrebbe dispiacere all'Austria? Dispiacerà casomai lo Stato Pontificio, dispiacerà al Piemonte. Ecco, capisce, è questo che preoccupa il Pellico. Lui, come suddito piemontese, si sente in pericolo. Ma è assurdo! L'Austria non lo denuncerà mai al governo del Piemonte, come non denuncerà me allo Stato Pontificio. Vede che tutto è chiaro? Cosa c'è? Scusi, signor Cardani, ma io non riesco a seguire bene il signor Maroncelli. Ma fagli un po' più adagio, magari un po' più chiaro, eh? Io ritengo di aver esposto abbastanza chiaramente le ragioni del riserbo del signor Pellico. Prudenza. E anche un'apprezzabile gentilezza d'animo nei miei riguardi, dal momento che lui non sapeva che io avevo già parlato e temeva di danneggiarmi. Tutto questo rende ovvio e lampante il senso del biglietto che ho scritto a Silvio. Guardi, guardi pure, lo rilegga. Ma se lo so a memoria. Ricorderà benissimo che in sostanza cosa gli ho detto. Che ho già parlato e che l'Austria non lo denuncerà al Piemonte. Da quando sono in carcere quello è l'unico biglietto che ho mandato e l'ho scritto al solo scopo di indurre il Pellico a dire la verità. Perciò non mi sembra mica di meritare il castigo che lei mi ha voluto infliggere facendomi togliere la candela da 2 giorni. Guardi, io le ridarei la sua candela e lascerei scrivere tutti i bigliettini che vuole. Che vuole? No, questo non occorre scriverlo. Vorrei soltanto che lei si mettesse bene in mente che qui dentro noi non siamo degli imbecilli. Vorrei che lei non si illudesse di farci bere tutte le storie che le passano per la testa. Le ricordo che lei è stato arrestato come carbonaro. E questo significa che noi sapevamo benissimo che cos'è la carboneria, prima di sentire tutte le sue favole sui carbonari amici dell'Austria. E le ricordo anche che lei, come carbonaro, deve aver giurato guerra a tutti i governi e a tutti i sovrani legittimi. Si sbaglia, signor Cardani, ma io posso spiegarle. No! Ma perché cambiarle? Perché questa è la camera più bella e ci mettiamo i nuovi arrivi, no? Pare che abbiano preso un pezzo grosso. A chi? Ditemi il nome, vi prego. Signor Pellico, quando è che si leva dalla testa queste cose? È inutile che faccia domande, io non posso rispondere. Vuole che mi capiti quello che è capitato al suo Maruga. Che cosa gli hanno fatto? L'ho pagata cara. Sbagli simili non ne farà più, è poco ma sicuro. E dov'è adesso? Come sta? Sta godendosi un po' di riposo. La finestra laggiù, non è la mia. Sì. Ma c'è qualcuno. È Melchiorre Giovia. Venga via dalla finestra. Melchiorre! Le ho detto di venire dentro. Ho salutato un amico. È così grave? È un delitto? È proibito. I detenuti politici non devono comunicare in nessun modo. Lo dico nell'interesse suo e di quel signore là. Fastidio, faccia come ho fatto io. Per quanto magari le faranno un po' di compagnia. Come? Stavo leggendo qui. Benedico la prigione perché mi ha fatto conoscere l'ingratitudine degli uomini, la mia miseria e la bontà di Dio, che in questa solitudine è il mio unico amico. Belle parole, giuste anche. Dice la risposta, però. Disgraziato che sei in questa prigione, se non vuoi essere anche un vigliacco, non cedere a Dio e alla religione. Bravo, ho piacere che l'abbia trovato.
Ce n'è dappertutto qui, ma Miguel ha il tempo di cercarle. Questo povero diavolo è stato condannato a morte per omicidio, ma poi all'ultimo ora si è pentito e mi ha fatto dire dal buio di cancellare tutte le bestemmie che la lasciò in giro. Io ho veduto tutto il verno, prima lo brun levarsi, rigido e feroce, poscia portar le rose in sulla cima. Ch'io ho veduto tutto il verno, prima lo brun levarsi. Buongiorno signore, come se la passa qua dentro? Vita maledetta, eh? Triste, amico mio, non maledetta. Se non è maledetta questa. Non ho detto che sia allegra, anzi, non siamo liberi. Però fin quando c'è vita, c'è anche una libertà che nessuno può toglierci. Il ricordo, l'immaginazione, la riflessione e anche l'amore. L'amore? Oh, cosa c'entra l'amore? Questo poi me lo deve spiegare. Voglio dire, un amore non materiale, naturalmente. Un amore che è tenerezza, fiducia, consolazione. Ah, beh, ho capito. Ricordi, nostalgie, eccetera. No, non soltanto. Io dico che qualcosa può nascere in ogni momento, anche qui. Basta una voce. Capisce? Una voce buona, gentile. Un miracolo in mezzo a tante voci stonate. Ah, ma lei dice quella che canta, la Maddalena? Oh, scusi, Gigi. Credo che non mi abbia capito bene. Gigi, Pinela, sapete il signore Coicino? Si è innamorato della Maddalena. Dice che si è innamorato della voce, che ha la voce gentile, che sembra un miracolo. Senta, signore, noi da qua la vediamo, sa, la sua Maddalena. Non è mica poi tanto male, no? Oddio, a me magari mi piacciono un ciccinin più se in carne, ma per i suoi gusti sono sicuro che se anche la vedesse non ne proverebbe mica una delusione. Ehi signore, signore, poi sarà mica offeso. Ehi signore, torna alla finestra. È inutile che resti con l'orecchio attaccato al muro adesso. Tanto la Maddalena è andata alla visita medica. Ehi bestie, la facciamo finita? Cosa credete? Il signore qua vicino sia un povero stupido solo perché si commuove alla voce della Maddalena? Chi ha incominciato per primo? Io! E con questo? Io rido. Ma poi penso. Si fa presto a fare gli arrabbiati e ghignare come facciamo noi. Tutti i mascalzoni sono capaci a farlo. Quello che è difficile è avere dei buoni sentimenti. E il signore qui ce li ha. E questo, secondo me, vuol dire che è un po' meno mascalzone di noi. Giusto? Sì. Se vuole farmi un complimento, la ringrazio. Scusi, signore,
mi levi una curiosità. Ma lei è in prigione per debiti? No. È stato accusato di qualche truffa, magari ingiustamente. Qualche questione di donne. Poi, mica omicidio. No. Ah, politico, carboneria. Sì. Bene, e allora mi spieghi una cosa. Chi sono questi carbonari? Che cosa vogliono? Che cosa fanno? Non posso dirglielo, perché sono stato accusato ingiustamente. Visita, signor Pellico, una visita che le farà piacere. Suo padre. Che cosa gli è stato detto? Cosa sa? Beh, non molto, niente di preciso. Per esempio, non le abbiamo detto che anche lei, come il signor Maroncelli, dovrà rispondere ai giudici del tribunale criminale. Gli ha preparato una bella vecchiaia a quel povero uomo. E adesso tocca a lei fargli animo. Lo faccio entrare. No, aspetti un momento. Sono pronto. Bene, questa non è proprio una prigione. Il signor Cardani è molto comprensivo, mi usa molte cortesie. La ringrazio, signore, anche a nome della nostra famiglia. Siamo stati tanto in pena per Silvio, pur sapendo che non poteva aver fatto niente di male. Carboneria, società segrete, per l'amor di Dio. Silvio non può essersi immischiato in cose del genere, no. È tutto un equivoco. Certo, un equivoco. Io ho fatto quello che potevo, ho girato, ho parlato con la Marchesa Trivulzio, col Conte Borromeo, col Conte Borro, tanto care persone, sai? Sì, mi hanno promesso il loro appoggio e... Sai, Silvio, io credo che tutto si chiarirà presto. Sì, papà, ne sono convinto anch'io. Sai, io non posso fermarmi, devo tornare a Torino per gli obblighi del mio impiego, altrimenti te l'avrei aspettato volentieri a Milano per tornare insieme a casa. Sai, la mamma ti ha già preparato la tua camera. Conforta tu la mamma in questi giorni che ancora ci separano. Dovete avere fiducia. Non ha mangiato niente, signor Felico. Gli ha bevuto tutta l'acqua. Secondo me ha la febbre. Se vuole, domani mattina diciamo al medico che venga a vederlo. No. Non importa, no. Dio mio, voglio morire. Spero che questa febbre mi consumi stanotte. Se morissi, mio padre e mia madre si consolerebbero più facilmente. Mio Dio, fammi morire, fammi morire. No, è una bestemmia, no? Era vigliacco pregare per questo.
dovevo dirgli che era l'ultima volta. Che tomba o carcere, io sono morto per lui. Che non ci vedremo mai più. Questo era separarsi da uomini. No. No, no, non era possibile. Non avrebbe sopportato. Dovevo mentirgli. È l'unica cosa che potevo fare. Ma è poco. E quando lo saprà? Quando dovrà dirlo a mia madre? Rassegnarmi al carcere o alla forca è possibile per me. Ma come posso rassegnarmi a quello che loro soffriranno? Posso soltanto pregare. Solo Dio può aiutarli. 10 giorni che fiocca e non vuole smettere. Vedesse in che stato sono le strade. Carrozze in giro ne trova poche, eh. Ma che ora è? Manca 2:15. Ma cosa fa, signor Pellico? Ma vuole morire? Con tutta la febbre che ha avuto la settimana passata, fa presto a beccarsi una polmonite. Faccia il piacere, chiuda. Ma il fumo... Auguri per l'anno nuovo, signor Pellico. C'è qui anche un suo illustre amico che è venuto a dirle buon anno. Signor Conte, mi permetta di abbracciarla. Non più di qualche minuto, signori. So che è stato malato. Nulla di grave. Mimino e Giulio hanno pregato molto per lei. L'innocenza per l'innocenza. Dio li ascolti. Ma lei, Silvio, non aveva bisogno di un miracolo. Lei aveva il diritto che le fosse resa giustizia. Signor Conte, si può essere innocenti verso gli uomini e tuttavia scoprire che questo non basta. Abbiamo sempre bisogno di miracoli, perché non c'è giustizia umana che possa rimetterci tutti i debiti. No, non mi creda avvilito, signor Conte. Io mi sento più forte. Meglio così. Purché questa sua nuova forza non le serva soltanto per sopportare i dolori. Lei deve pensare che tornerà ad essere un uomo libero. Suo padre ha fatto molto per questo. Sta aspettando di rivederla a Torino da un giorno all'altro. Noi credevamo che si illudesse. E invece... Beh, signor Conte. Non dovevo dirlo. Oramai l'ha detto. Io sarò il primo a felicitarmi col signor Pellico per la riacquistata libertà, però loro signori devono capire che io non posso dare così certe notizie. Posso però dare un consiglio. Quel giorno festeggiatelo pure, ma senza far rumore, senza frastuoni, riunioni. Anzi, secondo me il signor Pellico farebbe bene a tornare subito in Piemonte, anche se il tribunale non decidesse di rimpatriarlo. Il suo signor padre era del mio stesso parere. Sono il conte Bolza di Menaggio, attuario dell'Imperial Regio Governo. Ho l'ordine di condurla con me. Dunque il tribunale ha deciso. La prego, signor Pellico, si vesta. La carrozza ci sta aspettando. Dove andiamo? Non posso dirglielo finché non saremo un miglio da Milano. Ma non stiamo andando verso Porto Vercellina. Non siamo diretti in Piemonte. No.
Fa freddo? Vuole una coperta? Soltanto, vede, il suo segretario dovrebbe testimoniare a proposito dell'arresto del signor Piero, o Pietro, no Piero, Piero Maroncelli, conosce? Maroncelli? Sì, è un mio conoscente. Continui pure, signor Cardani. Ma, sa, signor Conte, sarebbe bene che il signor Pellico venisse con me a Santa Margherita per vedere di confrontare le deposizioni, verbalizzare. Faccia quello che deve fare. Si prepari. Mi spiace perché sarà stanco del viaggio. Non si preoccupi per me, signor Conte. Vorrei soltanto... Vorrei almeno dare i compiti per domani a Mimino e a Giulio. Ma penso che non ci possa essere nessuna difficoltà, signor Pellico. Vada, vada pure. E dove, signor Conte? Il signor Pellico è il precettore dei miei figli. Pensavo che non ci fosse nulla di strano se... Non si figuri, signor Conte, tanto più se mi permette di seguirlo. Si accomodino. Faccia strada lei, signor Pellico, che è di casa. E arrivederci. Arrivederla, signor Conte. E senta una cosa. Lei se lo immagina perché abbiamo arrestato il suo amico Maroncelli? Francamente no. Ah, no, non se lo immagina. No, signor Cardano. E tuttavia lei lo conosce molto bene. Abbastanza. Però lei, questo suo amico, non lo ha mai presentato al Conte Porro. E come avrei potuto? Il signor Piero Maroncelli fa parte di un ambiente diverso. Artisti, eh? Io stesso non posso dirmi un amico del signor Conte. Sono un subordinato. Lei è troppo modesto, signor Pellico. La conosciamo, sa? Abbiamo visto in teatro la sua Francesca da Rimini, abbiamo letto e censurato i suoi articoli sul conciliatore. C'era anche il Conte Porro, mi pare, nel conciliatore, vero? Sì, ma il Conte era soltanto un mecenate. Sì, ho capito, lasci stare. Piuttosto, mi racconti bene come ha conosciuto il signor Maroncelli. A noi interessa particolarmente questo. Come vuole. Per quanto, signor Cardani, a me pare che si tratti di un rapporto esclusivamente personale. E cos'altro potrebbe essere, signor Pellico? Non so. Appunto, e allora mi accontenti. Va bene. Commovente. Ma è un'emozione troppo forte per me. Sono mesi ormai che sono tornato. Ma ho sempre mancamenti, mali di capo. Ogni volta credo di morire. Per qualche settimana miglioro, poi ho una ricaduta. Silvio, tu mi hai chiesto di diventare il tuo direttore spirituale. Perciò è mio dovere parlarti. Con sincerità. Con forza. Con forza. Perciò io mi domando, non ti pare, Silvio, che qualche volta ti impietosisci troppo su di te? Ma io sto male, padre. Non voglio discutere con lei, ma dopo tutto... Tu sei stato allo Spielberg e io no? Non volevo dire questo. Sì, invece. Forse meno brutalmente, con minore forza. Ma volevi dirlo? Padre, cerchi di comprendermi, almeno lei. Il mio corpo è fiaccato.
i miei nervi. Ma non è questo che mi spaventa. La prigione è un'orribile macchina livellatrice. Ci insegna, pretende almeno di insegnarci, che non c'è nulla che valga la pena se non sopravvivere. Non diamo al carcere colpe che non ha. Certo, può livellare, può distruggere. Ma solo chi è disposto a farsi distruggere. Ma che cosa si vuole da me? Io non sono un politico. Sono solo uno scrittore. L'hai detto? Sei uno scrittore? Scrivi? È penoso scrivere. Non sono più convinto nemmeno delle mie tragedie. Ora che l'ho vissuta davvero una tragedia, ho capito che nello scrivere c'è sempre qualcosa di falso. Scrivi il tuo dolore. A patto che il tuo dolore non sia soltanto un'occasione per compiangere te stesso, ma esempio, seme di bene. Raccontare la mia vita di carcerato. Ho detto scrivere da cristiano. Senza odio, senza ricercare l'effetto, senza voler piacere. Testimoniare, ecco. Testimoniare? Scrivi. Scrivi la verità. Se tu servi la verità, cosa ti importa del resto? Dovrei raccontare particolari. Se quello era il tuo progetto, hai fatto bene a dirlo. Ma perché affermi che io ne ero al corrente? Non è così, ti sbagli. Se hai dichiarato questo... Vado avanti. Se hai dichiarato questo, ti prego di ritrattarlo in nome della verità. Io credevo veramente che a Genova tu avessi degli affari mercantili. E infatti... No, con ordine. Anzitutto io le rendo noto che questo suo biglietto è stato trovato indosso al detenuto Sommaruga che stava recapitandolo al signor Maroncelli. È chiaro che si tratta di una risposta. Dico bene? È inutile tacere. Lei vuole che io immagini che cosa c'era scritto sul biglietto del suo amico. Guardi che non le conviene. Perché io posso anche immaginare di peggio. Eh già, sono due tesi, due linee di difesa diverse. Inutile dire che io lo sapevo già perché vi interrogavo separatamente. Qui però c'è qualche cosa di nuovo. Questi due biglietti dimostrano che voi mentite, tutti e due! Ma no, perché dice questo? È logico! Prima potevo anche pensare che uno dei due dicesse la verità, ma adesso andiamo, signor Pellico, è chiaro! Qui il suo amico dice, stai attento perché io ho detto al Cardani così e così. E qui lei dice, hai fatto male, fai il piacere di rimangiartelo perché io ho detto al Cardani un'altra cosa. A questo punto non ci vuol molto a capire che la verità, quella vera, quella che del resto noi già conosciamo, voi dovete ancora dircela. E allora si decida! Ma no, signor Cardani, al contrario, possono essere vere tutte e due. Sarei curioso di sapere come, me lo spiega? Volentieri. La mia posizione e quella di Maroncelli sono sostanzialmente diverse. Diverso però non vuol dire falso e nemmeno contraddittorio. Ma lasci stare la filosofia, che qui è chiaro come il sole che il suo amico sta suggerendole di adottare la sua tesi. È quello che penso anch'io. E allora? Vuole aiutarmi. Evidentemente lui pensa che la mia situazione sia più difficile della sua. E allora mi suggerisce di dire che anch'io, come lui, stavo progettando l'unione di alcuni stati al Lombardo-Veneto e all'Austria. Io capisco che così facendo mi farei un merito agli occhi di un funzionario dell'Imperiale Regio Governo, ma non ne ho bisogno. Per me sarebbe una finzione. E non ho bisogno di fingere per dimostrare la mia innocenza. Basterà che lei appuri la verità. E quale sarebbe? Me la vuol dire una buona volta? Ma è di pubblico dominio. Tutti conoscono le mie idee. Qualunque indagine la polizia faccia sul mio conto non può scoprire che questo. Io sono liberale soltanto nel senso che desidero il bene degli uomini. Professo le mie idee apertamente, come ho fatto quando scrivevo per il conciliatore. Ma erano idee pericolose. Era separarsi da uomini. No, non era possibile.
non avrebbe sopportato. Dovevo mentirgli. È l'unica cosa che potevo fare. Ma è poco. E quando lo saprà? Quando dovrà dirlo a mia madre? Rassegnarmi al carcere o alla forca è possibile per me. Ma come posso rassegnarmi a quello che loro soffriranno? Posso soltanto pregare. Solo Dio può aiutarli. 10 giorni che fiocca e non vuole smettere. Vedesse in che stato sono le strade. Carrozze in giro ne trova poche, eh. Ma che ora è? Manca 14:45. Ma cosa fa, signor Pellico? Ma vuole morire. Con tutta la febbre che ha avuto la settimana passata, fa presto a beccarsi una polmonite. Faccia il piacere, chiuda. Ma il fumo... Auguri per l'anno nuovo, signor Pellico. C'è qui anche un suo illustre amico che è venuto a dirle buon anno. Signor Conte, mi permetta di abbracciarla. Non più di qualche minuto, signori. So che è stato malato. Nulla di grave. Mimino e Giulio hanno pregato molto per lei. L'innocenza per l'innocenza. Dio li ascolti. Ma lei, Silvio, non aveva bisogno di un miracolo. Lei aveva il diritto che le fosse resa giustizia. Signor Conte, si può essere innocenti verso gli uomini e tuttavia scoprire che questo non basta. Abbiamo sempre bisogno di miracoli, perché non c'è giustizia umana che possa rimetterci tutti i debiti. No, non mi creda avvilito, signor Conte. Io mi sento più forte. Mia avventura spirituale. È questo che lei mi suggerisce. I tuoi stati d'animo, le tue azioni, i pensieri. Ma perché? Mi lasci dimenticare. Tu non dimentichi. Ti svegli di notte. Perché non dimentichi? Scrivi, Silvio. Scrivi quello che non puoi dimenticare. Tutto cominciò serenamente, con una gita in battello a Venezia. Ero col conte Porro. Al ritorno seppi che Piero Maroncelli era stato arrestato. Come ero ingenuo. Andai ad avvertire un amico sul lago. E poi me ne tornai tranquillo a Milano. Volete chiedere al signor Conte se ha la compiacenza di ricevere l'attuario Cardani? Volete seguirmi? Si accomodi, signor... Cardani, per servirla. In che cosa posso esserle utile? Il signor Pellico è il mio segretario. Può assistere al nostro colloquio, immagino. Anzi, è una cosa che riguarda proprio il signor Pellico. Se mi sono permesso di chiedere di lei, signor Conte, è stato soltanto per un senso di doveroso riguardo. Ma lei è un attuario di polizia? Sì, signor Conte. Sarebbe troppo indelicato da parte mia fare qualche domandina qui al signor Pellico. Faccia pure. Lei arriva adesso da Como, vero signor Pellico? Da Lenno. Sì, insomma, da quelle parti. E si può sapere che cosa è andato a fare? Ho un filatoio a Lenno.
Ho incaricato io il signor Pellico di sbrigare certi affari. Occorre dimostrarlo? Oh, per carità, signor Conte, non mi permetterei mai di dubitare della sua parola. Soltanto, vede, il suo segretario dovrebbe testimoniare a proposito dell'arresto del signor Piero Maroncelli. Conosce? Maroncelli? Sì, è un mio conoscente. Continui pure, signor Cardani. Ma sa, signor Conte, sarebbe bene che il signor Pellico venisse con me a Santa Margherita per vedere di confrontare le deposizioni, verbalizzare. Faccia quello che deve fare. Se non vuoi essere anche un vigliacco, non cedere a Dio e alla religione. Bravo, ho piacere che l'abbia trovato. Ce n'è dappertutto qui, ma Mingwing ha il tempo di cercarle. Questo povero diavolo è stato condannato a morte per omicidio, ma poi all'ultimo ora si è pentito e mi ha fatto dire dal buio di cancellare tutte le bestemmie che l'ha lasciato in giro. Veduto tutto il verno, prima lo brun levarsi rigido e feroce, poscia portar le rose in sulla cima. Ch'io veduto tutto il verno, prima lo brun levarsi. Buongiorno signore, come se la passa qua dentro? Vita maledetta, eh? Triste, amico mio, non maledetta. Se non è maledetta questo. Non ho detto che sia allegra, anzi, non siamo liberi. Però fin quando c'è vita, c'è anche una libertà che nessuno può toglierci. Il ricordo, l'immaginazione, la riflessione e anche l'amore. L'amore? Oh, cosa c'entra l'amore? Questo poi me lo deve spiegare. Voglio dire, un amore non materiale, naturalmente. Un amore che è tenerezza, fiducia, consolazione. Ah, beh, ho capito. Ricordi, nostalgie, eccetera. No, non soltanto. Io dico che qualcosa può nascere... Dio mio. Voglio morire. Spero che questa febbre mi consumi stanotte. Se morissi, mio padre e mia madre si consolerebbero più facilmente. Mio Dio. Fammi morire, fammi morire. No. È una bestemmia, no? Era vigliacco pregare per questo. Dovevo dirgli che era l'ultima volta. Che tomba o carcere, io sono morto per lui. Che non ci vedremo mai più. Questo era separarsi da uomini. No. No, no, non era possibile.
non avrebbe sopportato. Dovevo mentirgli. È l'unica cosa che potevo fare. Ma è poco. E quando lo saprà? Quando dovrà dirlo a mia madre? Rassegnarmi al carcere o alla forca è possibile per me. Ma come posso rassegnarmi a quello che loro soffriranno? Posso soltanto pregare. Solo Dio può aiutarli. 10 giorni che fiocca e non vuole smettere. Vedesse in che stato sono le strade. Carrozze in giro ne trova poche, eh? Ma che ora è? Manca 14:45. Ma cosa fa, signor Pellico? Ma vuole morire? Con tutta la febbre che ha avuto la settimana passata, fa presto a beccarsi una polmonite. Faccia il piacere, chiuda. Ma il fumo... Auguri per l'anno nuovo, signor Pellico. C'è qui anche un suo illustre amico che è venuto a dirle buon anno. Guarda proprio il signor Pellico, se mi sono permesso di chiedere di lei, signor Conte, è stato soltanto per un senso di doveroso riguardo. Ma lei è un attuario di polizia? Sì, signor Conte. Sarebbe troppo indelicato da parte mia fare qualche domandina qui al signor Pellico. Faccia pure. Lei arriva adesso da Como, vero signor Pellico? Da Lenno. Sì, insomma, da quelle parti. E si può sapere che cosa è andato a fare? Ho un filatoio a Lenno. Ho incaricato io il signor Pellico di sbrigare certi affari. Occorre dimostrarlo? Oh, per carità, signor Conte. Non mi permetterei mai di dubitare della sua parola. Soltanto, vede, il suo segretario dovrebbe testimoniare a proposito dell'arresto del signor Piero Maroncelli. Conosce? Maroncelli? Sì, è un mio conoscente. Continui pure, signor Cardani. Ma... sa, signor Conte, sarebbe bene che il signor Pellico venisse con me a Santa Margherita per vedere di confrontare le deposizioni, verbalizzare. Faccia quello che deve fare. Si prepari. Mi spiace perché sarà stanco del viaggio. Non si preoccupi per me, signor Conte. Vorrei soltanto... vorrei almeno dare i compiti per domani a Mimino e a Giulio. Penso che non ci possa essere nessuna difficoltà, signor Pellico. Vada, vada pure. E dove, signor Conte? Il signor Pellico è il precettore dei miei figli. Pensavo che non ci fosse nulla di strano se... Non si figuri, signor Conte, tanto più se mi permette di seguirlo. Si accomodino. Faccia strada lei, signor Pellico, che è di casa. E arrivederci. Arrivederla, signor Conte. E senta una cosa. Lei se lo immagina perché abbiamo arrestato il suo amico Maroncelli? Francamente no. Ah, no, non se lo immagino. No, signor Cardano. E tuttavia lei lo conosce molto bene. Abbastanza. Però lei, questo suo amico, non lo ha mai presentato al Conte Porro? E come avrei potuto? Il signor Piero Maroncelli fa parte di un ambiente diverso. Artisti, eh? Io stesso non posso dirmi un amico del signor Conte. Sono un subordinato. Lei è troppo modesto, signor Pellico. La conosciamo, sa?
una visita, signor Pellico, una visita che le farà piacere, suo padre. Che cosa gli è stato detto? Cosa sa? Beh, non molto, niente di preciso. Per esempio, non le abbiamo detto che anche lei, come il signor Maroncelli, dovrà rispondere ai giudici del tribunale criminale. Gli ha preparato una bella vecchiaia a quel povero uomo. E adesso tocca a lei fargli animo. Lo faccio entrare. No, aspetti un momento. Sono pronto. Come stai? Bene. Questa non è proprio una prigione. Il signor Cardani è molto comprensivo. Mi usa molte cortesie. La ringrazio, signore, anche a nome della nostra famiglia. Siamo stati tanto in pena per Silvio, pur sapendo che non poteva aver fatto niente di male. Carboneria, società segrete, per l'amor di Dio. Silvio non può essersi immischiato in cose del genere. No. È tutto un equivoco. Certo, un equivoco. Io ho fatto quello che potevo, ho girato, ho parlato con la Marchesa Trivulzio, col Conte Borromeo, col Conte Borro, tanto care persone, sai? Sì, mi hanno promesso il loro appoggio e, sai Silvio, io credo che tutto si chiarirà presto. Sì, papà, ne sono convinto anch'io. Sai, io non posso fermarmi, devo tornare a Torino per gli obblighi del mio impiego, altrimenti ti avrei aspettato volentieri a Milano per tornare insieme a casa. Sai, la mamma ti ha già preparato la tua camera. Conforta tu la mamma in questi giorni che ancora ci separano. Dovete avere fiducia. Non ha mangiato niente, signor Felix. Gli ha bevuto tutta l'acqua. Secondo me ha la febbre. Se vuole, domani mattina diciamo al medico che... È penoso scrivere. Non sono più convinto nemmeno delle mie tragedie. Ora che l'ho vissuta davvero una tragedia, ho capito che nello scrivere c'è sempre qualcosa di falso. Scrivi il tuo dolore, a patto che il tuo dolore non sia soltanto un'occasione per compiangere te stesso, ma esempio, seme di bene. Raccontare la mia vita di carcerato. Ho detto scrivere da cristiano, senza odio, senza ricercare l'effetto, senza voler piacere. Testimoniare, ecco. Testimoniare. Scrivi. Scrivi la verità. Se tu servi la verità, cosa ti importa del resto? Dovrei raccontare particolari poco edificanti. La vita nel carcere, padre, accoglie anche episodi ignobili. Ti sto dicendo di scrivere la verità, ma con cuore generoso. Non so se è una cosa ben fatta. Hai paura? Non è paura. Solo paura. Silvio, o cristiano o vigliacco. Non si può essere entrambe le cose. Dovrei rivivere la mia avventura spirituale. È questo che lei mi suggerisce. I tuoi stati d'animo, le tue azioni, i pensieri. Ma perché? Mi lasci dimenticare. Tu non dimentichi. Ti svegli di notte. Perché non dimentichi? Scrivi, Silvio. Scrivi quello che non puoi dimenticare. Tutto cominciò serenamente, con una gita in battello a Venezia. Ero col Conte Porro. Al ritorno
seppi che Piero Maroncelli era stato arrestato. Come ero ingenuo. Andai ad avvertire un amico sul lago e poi me ne tornai tranquillo a Milano. Volete chiedere al signor Conte se ha la compiacenza di ricevere l'attuario Cardani? Volete seguirmi? Si accomodi, signor... Cardani, per servirla. In che cosa posso esserle utile? Quanto ella sia schivo e lontano dalle vanità. Tuttavia per noi era un dovere renderle questo omaggio ora che la pietra tombale della prigione morava si è sollevata per consentire al sepolto vivo di tornare alla luce. Noi non rendiamo qui omaggio al cospiratore che sarà giudicato dalla storia. Perché gli anziani sanno e i giovani impareranno chi è veramente Silvio Pellico, lo scrittore Pellico, che torna a noi arricchito e fecondato artisticamente dalla solitudine e dalla meditazione. Nessuno di noi ha dimenticato l'immortale Francesca da Rimini. E siamo certi che quella penna ci consegnerà presto altri capolavori. Lei, signor Pellico, è il tragedia dell'Italia di oggi. Perciò la fiaccola, che fu di un sommo piemontese, di Vittorio Alfieri, passa ora nelle mani di un altro piemontese. Nelle sue mani, signor Pellico. La sua cara amica Pirina Maggiotti la prega di accettare, come simbolo della stima profondissima di noi tutti, questo oggetto che Giulio Cordero di San Quintino ha portato da Firenze. È l'orologio di Vittorio Alfieri. Signora Marchesa, signori, io non ne sono degno. Non si sente bene? Come pallido. Come stai, Silvio? È stata un'idea bellissima, commovente. È un'emozione troppo forte per me. Sono mesi ormai che sono tornato, ma ho sempre mancamenti, mali di capo. Ogni volta credo di morire. Per qualche settimana miglioro, poi ho una ricaduta. Silvio, tu mi hai chiesto di diventare il tuo direttore spirituale. Perciò è mio dovere parlarti. Con sincerità. Con forza anche. Ecco, con forza. Perciò io mi domando, non ti pare, Silvio, che qualche volta ti impietosisci troppo su di te? Ma io sto male, padre. Non voglio discutere con lei, ma dopo tutto... Tu sei stato allo Spielberg e io no. 10 giorni che fiocca e non vuole smettere. E adesso in che stato sono le strade? Carrozze in giro ne trova poche, eh? Che ora è? Manca 2:15. Ma cosa fa, signor Pellico? Ma vuole morire? Con tutta la febbre che ha avuto la settimana passata, fa presto a beccarsi una polmonite. Faccia il piacere, chiuda. Ma il fumo... Auguri per l'anno nuovo, signor Pellico. C'è qui anche un suo illustre amico che è venuto a dirle buon anno. Signor Conte, mi permetta di abbracciarla. Non più di qualche minuto, signori. So che è stato malato. Nulla di grave.
Mimino e Giulio hanno pregato molto per lei. L'innocenza per l'innocenza. Dio li ascolti. Ma lei, Silvio, non aveva bisogno di un miracolo. Lei aveva il diritto che le fosse resa giustizia. Signor Conte, si può essere innocenti verso gli uomini e tuttavia scoprire che questo non basta. Abbiamo sempre bisogno di miracoli, perché non c'è giustizia umana che possa rimetterci tutti i debiti. No, non mi creda avvilito, signor Conte. Io mi sento più forte. Meglio così. Purché questa sua nuova forza non le serva soltanto per sopportare i dolori. Lei deve pensare che tornerà ad essere un uomo libero. Suo padre ha fatto molto per questo. Sta aspettando di rivederla a Torino da un giorno all'altro. Noi credevamo che si illudesse. E invece... Beh, signor Conte. Non dovevo dirlo. Oramai l'ha detto. Io sarò il primo a felicitarmi col signor Pellico per la riacquistata libertà, però i signori devono capire che io non posso dare così certe notizie. Posso però dare un consiglio. Quel giorno festeggiatelo pure, ma senza far rumore, senza frastuoni, riunioni. Anzi, secondo me il signor Pellico farebbe bene a tornare subito in Piemonte, anche se il tribunale non decidesse di rimpatriarlo. Il suo signor padre era del mio stesso parere. Sono il conte Volta.